Adesso dopo l'apertura che faremo il 26 del ciclo pedonale abbiamo già, ecco, la progettazione finanziata per collegare il mare alla montagna con, ecco, un nuovo modo di fare turismo e di viaggiare con le famose, ecco, bici oppure bici assistite. Ecco, io oggi sono felice perché 4 anni, dove sono stanco veramente, abbiamo lavorato nella visione straordinaria e ordinaria, di esempio i due binari, no? Quello di mettere mano alle strade, di metterle in sicurezza, abbiamo fatto tanto. E poi era un impegno che abbiamo preso con la comunità di Roseto e Pineto e con tutta la comunità provinciale, quello di aprire questo ponte che erano da 15 anni che non si apriva. Adesso i motivi sono tanti, erano incagliate, però noi con il nostro modo di fare, no? Che qualcuno contesta, che noi siamo quelli che fanno, più che quelli che chiacchierano, noi apriremo il ponte ciclo pedonale. E ve lo dico e lo voglio dire anche a me stesso, l'abbiamo aperto nel momento peggiore. Abbiamo vissuto 4 anni di un lockdown, una pandemia, con una guerra, mancanza di materiale, aumento dei prezzi, ma la nostra testardaggine per il bene della comunità, ok, potevo fare delle scuse, non l'ho fatto perché, e invece noi abbiamo detto noi lo apriamo perché era utile alla comunità. L'abbiamo fatto nel momento peggiore della storia. Questo è importante oggi perché è la percezione di quello che si fa e di quello che si vede. Parlando sempre di Castelnuovo, il ponte di Castelnuovo quando vedrà la luce? Eccoci qua, vedi, vedete voi dalle interviste che mi fate, ecco, capite che c'era tutta una situazione bloccata di opere, anche lì non so se io riuscirò, ecco, ad aprirla io, ma oramai siamo a buon punto perché sta arrivando proprio il ponte, sicuramente si inizierà il varo a dicembre e praticamente io ci passerò con la mia auto perché sono convinto che nella prossima primavera il ponte sarà aperto, anche quella. Abbiamo fatto le acrobazie giuridiche e amministrative, ma questo è il nostro saper fare, ecco, più che il saper dire. Noi comunichiamo poco, ma facciamo più di quello che diciamo. E questa è la sfida che dico alla classe dirigente, ecco, di fare. Comunichiamo meno, facciamo di più. Noi abbiamo aperto oggi, venerdì, sabato prossimo, il ciclo pedonale. Il braccio a mare, che è un'altra opera che era bloccata nel porticciolo di Roseto, sarà finita per fine dicembre, gennaio. E vareremo il ponte da dicembre e i mesi che ci vorranno per piazzare il ponte, perché noi che mettiamo la mattonella, ma ci saranno tantissime gru che vedrete, perciò il ponte è andato. Dopo che c'era anche lì una boutade giuridica amministrativa, io mi sono trovato tutte quante misure incagliate tra avvocati, Di tribunali. Ecco, qui lo diciamo, l'unico neo che mi porterò dietro, oppure se riesco a fare l'ultima magia, se riesco a fare l'ultima magia nel mio mandato novembre-dicembre, ecco, è Prati-Ditivo, dove lì sapete tutti com'è la situazione, siamo in mano ai tribunali, in mano, ecco, delle querelle giuridiche amministrative, anche lì, però speriamo, ecco, di uscirne, non so come, ma speriamo di uscirne con una soluzione finale che dico da più di un anno, vediamo che accadrà nei prossimi giorni, che saranno determinanti per il futuro della montagna.